tutti! Nel video di oggi vi mostro come realizzare questi orecchini pendenti estremamente brillanti realizzati con delle sfere di cristalli Swarovski. Abbiamo realizzato due versioni, questa è con i round Swarovski 4 mm nel colore Tanzanite AB, mentre nel tutorial di oggi vedremo la versione con i biconi Swarovski 4 mm nel colore Jet AB2X. Come vedete sono estremamente scintillanti. Vi indico subito i materiali che ci occorrono per poterli realizzare. Ci serve della catena acciaio 50 cm, del filo Fireline nero da 0,20, 4 confezioni di biconi Swarovski 4 mm e una confezione di monachelle in acciaio. Vi ricordo che tutti i prodotti per realizzare questi orecchini sono sul nostro sito www.perlinebijou.com. Dunque, per prima cosa prepariamo due parti di catena lunghe 25 cm che comporranno i nostri orecchini. Poi dobbiamo preparare 6 sfere con i biconi Swarovski da 4 mm, sono 3 per orecchino. Ora vi mostro come assemblarle. Quindi prendiamo il filo di nylon, tagliamo una parte di circa sempre 25 cm, infiliamo 3 biconi, poi infiliamo il quarto incrociando il filo, quindi passando nel verso opposto. E chiudiamo rimanendo sempre un po' centrati. Poi infiliamo un bicono per parte. Uno a sinistra, uno a destra e il terzo che incrocia sempre i due fili nel verso opposto. Così. Poi di nuovo un bicono per ogni lato. Il terzo passiamo incrociando. Ora a questo punto su un lato infilo un bicono e porto il filo nel primo bicono centrale, quello da cui abbiamo iniziato questo. Infilo un bicono anche dall'altra parte e faccio un doppio nodo. Come vedete, in questo modo si chiude la sfera. Ora, per nascondere il filo, lo passo sotto una o due perline. E si può tagliare. Quindi abbiamo detto che dobbiamo realizzare in tutto 6 sfere con i biconi Swarovski. A questo punto tutte le 6 sfere sono pronte e dobbiamo semplicemente infilare la catena all'interno delle sfere, quindi passare tra i biconi da un lato all'altro, come stavo già facendo, e infilarne 3 per orecchino.
Per ottenere l'effetto scalare tra le sfere abbiamo calcolato una distanza approssimativa di 2,5 cm tra l'inizio della catena e la prima sfera, 7 cm circa tra la prima e la seconda e 9 cm circa tra la seconda e la terza sfera. Ovviamente è una distanza approssimativa e si può valutare nel momento in cui si assembla sulla monachella. Quindi prendiamo una monachella, apriamo l'occhiello lasciando abbastanza spazio perché porteremo su la catena più volte. Agganciamo l'inizio. Riportiamo su facendo in modo che la prima sfera sia centrata. La seconda deve rimanere leggermente più in basso. Infine la terza. Ecco, chiudiamo l'occhiello e l'orecchino è pronto. Per tutti i prodotti per realizzare questi orecchini visitate il nostro sito www.perlinebijou.com. Per maggiori informazioni potete contattarci. Grazie e al prossimo video. Ciao!